Benvenuti sulla Gazzetta MMA, canale in italiano che vi aggiorna sugli sport da combattimento. Ragazzi, a breve, il 28 agosto, tornerà sul ring Manzo di Chirico, che dopo l'ultima vittoria andrà ad affrontare il russo e nuovo atleta del circuito UFC, Ali Askab Kizriev. Che dire, ragazzi, un incontro interessante, non ci sono grandissime informazioni sull'atleta russo, dato che comunque ancora dovrà debuttare in UFC e questo sarà il suo primo incontro, però è bello rivedere sull'ottagono Alessio Di Chirico, che era stato rimosso dalla Fight Night del 5 giugno a causa dell'infortunio e quindi aveva dovuto saltare l'incontro programmato con Roman Dolidze. Alessio dunque tornerà sull'ottagono dopo la bella vittoria contro Joaquin Buckley per quel KO alla testa. E dopo, soprattutto, quella striscia di sconfitte consecutive con Holland, Muradov e Cummings che ne avevano quasi decretato un taglio. Ma quindi chi è questo Ali Askab Kizriev? Questo russo, trentenne, soprannominato The Black Wolf, è comunque un atleta imbattuto perché ha un record interessante di 13-0. Ha lottato precedentemente in M1 e AMC Fight Nights Global, dove è anche stato campione ad interim dei Welter, e comunque sia, il suo ultimo incontro risale alla Contender Series dello scorso settembre. La UFC aveva già provato a farlo combattere e quindi ci sarà questo, diciamo, debutto ufficiale contro l'atleta italiano Manzo Di Chirico. Ragazzi, io spero che Manzo riuscirà a tirare fuori una prestazione interessante perché l'ultima volta l'avevo visto bello carico, veniva con tante pressioni sulle spalle, in tanti comunque preannunciavano un possibile taglio. Ma prima di continuare, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un like al video per far crescere questa community il più possibile. E che porti avanti il nome dell'Italia in questa promotion. Detto questo, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, chi credete che possa avere la meglio in questo incontro. Vi ripeto, non ci sono tantissime informazioni sul suo avversario, dato che ha combattuto per lo più fuori dalla UFC, quindi non c'è tantissimo materiale, tantissime statistiche. Comunque, se non mi sbaglio, ha fatto 5 sottomissioni e 5 KO, quindi sembra un tipo abbastanza pericoloso. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!